trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, sono Vincenzo Lilli, presidente del Corecom Piemonte. Qui con me è presente il commissario avvocato Marco Briamonte. Siamo qui oggi per trattare due argomenti. Uno inerente alla funzione relativa alla vigilanza e al controllo nel periodo elettorale e referendario e l'altra il cyberbullismo. La funzione propria di esercitare vigilanza e controllo da parte del Corecom deriva dalle leggi regionali. La legge 28/2000, il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del pluralismo da parte delle emittenti televisive, approvato dal Ministero delle Comunicazioni e dall'autorità, regolamentano l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali. Tale attività comprende il monitoraggio delle trasmissioni di informazioni e comunicazione politica del TG RAI e delle televisioni locali. Lo scopo è quello di garantire parità di accesso a tutte le forze politiche presenti sul territorio regionale. Nel 2022 in Piemonte sarà interessato dal rinnovo di circa 90 amministrazioni locali, di cui 3 capoluoghi di provincia, quali Cuneo, Asti ed Alessandria, 8 città con abitanti superiori a 15.000 abitanti. Durante il periodo elettorale deve essere assicurata parità di condizioni nell'esposizione di idee e posizioni politiche. Sarà nostro obiettivo, quello del Corecom Piemonte, intervenire sulla testata giornalistica regionale della RAI e sulle TV locali nel caso di segnalazioni circa la violazione della normativa, svolgendo eventualmente l'istruttoria necessaria, comunicando eventuali infrazioni all'AIGCOM per le applicazioni delle sanzioni previste. Passo ora la parola al collega. Il Corecom, tra le varie funzioni, ha anche quello di occuparsi di un fenomeno relativamente nuovo, che è quello del cyberbullismo. L'evoluzione velocissima dei nuovi mezzi di informazione e di comunicazione ha comportato la necessità di affrontare l'argomento, che per la prima volta è stato disciplinato a livello nazionale nel 2017 con la legge numero 71, che diciamo possiamo indicare come una legge quadro, che è stata poi attuata nella regione Piemonte, tra l'altro è stata la prima a livello nazionale ad attuarla, con la legge numero 2 del 2018. Sostanzialmente la regione Piemonte, recependo la normativa nazionale, ha inteso dare forma alle attività di monitoraggio, di studio, di prevenzione ed eventualmente poi di contrasto di questo fenomeno appunto definito cyberbullismo. In quest'ambito il Corecom Piemonte ha siglato diversi accordi a livello regionale con numerosissimi enti, i quali appunto hanno lo scopo di approfondire l'argomento, di creare dei programmi di prevenzione. Ad esempio uno dei programmi che si auspica di poter attuare pienamente è quello anche della formazione dei docenti per poter esaminare il problema ed eventualmente contrastarlo. A tal fine, poi, ad un livello puramente pratico, il Corecom ha istituito anche una linea diretta per chi volesse denunciare fenomeni di cyberbullismo, nonché ha istituito anche un indirizzo telematico. L'indirizzo è nocyberbullismo@cr.piemonte.it, al quale possono essere segnalate tutte le situazioni di disagio o di necessità relative appunto al cyberbullismo. In quest'ambito è stato promosso anche uno studio molto approfondito svolto dall'Università di Torino e del Piemonte Orientale, che ha coinvolto circa un migliaio di ragazzi di 48 scuole di tutto il territorio piemontese, circa 300 docenti e circa 100 persone del settore amministrativo delle scuole,
E sulla base di questo studio si cercherà di affrontare il più possibile questo tema, di cui parleremo nuovamente in una prossima occasione. Vi ringraziamo molto per l'attenzione e vi salutiamo. Benvenuti a questo evento, la celebrazione dei primi 150 anni della SOMS di Bistagno. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti, benvenuti di essere qua a Bistagno, una piccola realtà ma con un grande cuore, e di aver partecipato e partecipare alla nostra festa, la festa dei 150 anni, ci siamo arrivati. Innanzitutto ringrazio la Presidente e il Direttivo della SOMS per l'invito e sono felice di essere qua, vi porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale. Questa unità è nata nel 2008 sotto la spinta di Arturo Boglino, che è il vostro diciamo, consigliere, presidente, è stato presidente della SOMS, e della Maria Grazia Morando, che allora era vicepresidente della provincia di Alessandria, che la saluto, che è qui presente, essendo anche lei parte della SOMS di Arquata Scrivia. Questa è nata sotto la spinta di loro, come dicevo, perché è stato un esperimento che è stato fatto proprio qui a Bistagno e si è visto l'interesse e la partecipazione della gente per avere queste visite. Intervento è del professor Vittorio Rapetti. Acquese, laureato in filosofia e storia, docente nella scuola superiore, ha svolto attività di ricerca presso l'Università di Genova e successivamente presso Israel. Proprio intorno alla metà del XIX secolo ruota intorno ad un rifacimento in qualche modo del paese. Quelli di Bistagno lo sanno benissimo, ha una pianta molto particolare, è un triangolo. Si costruisce quasi un lazzaretto qui a Bistagno e poi nell'84 di nuovo un'altra epidemia di colera, e quindi questo forse aveva sollecitato questa attenzione, no, all'assistenza sanitaria. Ecco, questo è invece la copertina dello statuto del 1980, l'ultima, in cui abbiamo ancora però quelle due mani che si incrociano, no? quel simbolo di unione e di cooperazione. Ecco, io dico così al sindaco e a tutti quelli del direttivo, credo che valga la pena immaginare di una borsa di studio o un investimento su qualche giovane che continui ad approfondire questa storia per i decenni successivi, perché in qualche modo è una storia che accompagna la storia del paese, no? e che ha un significato sicuramente rilevante per Bistagno, ma anche per tutto il territorio circostante che gravita su Bistagno. Io credo di non aver abusato del tempo, mi fermerei qui. Lo Statuto Albertino del 1848 riconosce il diritto di riunirsi pacificamente disarmati, con parole che poi riecheggiano anche nella Costituzione italiana, conformandosi alle leggi, eccetera, eccetera. Quindi questo è un primo fenomeno giuridico che consente il diritto di riunione. Io non ho però studiato solo la società cooperativa, ma anche il mutuo soccorso, e come esperto giurista di questo campo ho al mio attivo molte leggi che nel mondo della cooperativa, ma anche la stessa riforma del 2012, sono passate attraverso la mia penna. Dal passato al futuro, la SOMS è e sarà sempre presente.
Siamo qui oggi a Napoli per chiedere al sindaco Manfredi di ridurre il consumo di carne. Un impegno per Bologna. Sindaco Lo Russo accetta la sfida per una Torino realmente green. Un impegno per Roma. Un impegno per Milano. Meno carne nelle mense, meno smog in città. Meno carne nelle mense, meno smog in città. Meno carne nelle mense, meno smog in città. Ecco, perfetto. Siamo qui per dimostrare che è possibile contrastare il cambiamento climatico, è possibile migliorare la nostra salute, è doveroso salvare la vita di esseri innocenti come gli animali anche attraverso le scelte alimentari, non solo quelle personali ma anche quelle delle amministrazioni pubbliche che già in base alle normative devono andare verso un'alimentazione vegetale, devono prevedere per esempio con i criteri ambientali minimi un giorno ogni 14, quindi ogni due settimane dedicato all'alimentazione vegetale, ma vogliamo che questo avvenga con una programmazione che faccia capire che scegliere alimenti vegetali è un bene per tutti, è una cosa che fa bene all'ambiente, alla salute, agli animali e a noi stessi. Soprattutto che è semplice, praticabile, si può e si deve fare. I sindaci sono responsabili della vita degli animali sul proprio territorio, sono anche quelli che gestiscono a livello nazionale milioni di pasti ogni giorno nelle mense scolastiche e nelle mense pubbliche. Sono quelli che devono ottenere dei risultati nel contrasto al cambiamento climatico. Diversi di loro hanno aderito a documenti internazionali ed europei per la diminuzione dell'inquinamento. Questo è possibile sicuramente agendo sul traffico delle automobili, lo fanno già in tanti e in maniera purtroppo insufficiente. Ora hanno la possibilità, a nostro avviso il dovere, di intervenire anche sulla qualità, sulla quantità dell'alimentazione che viene servita nelle mense e sulla carne in particolare. Abbiamo ascoltato tante voci nella recentissima COP26, i governi dovevano e devono fare la loro parte, noi cittadini lo possiamo fare con le nostre scelte quotidiane, ma anche le amministrazioni comunali hanno un ruolo molto importante con le mense pubbliche, con le mense scolastiche. Quindi c'è la necessità di intervenire sui menu quotidiani, porre una riduzione almeno del consumo di carne e con il 20% in meno in 4 anni, un obiettivo davvero minimo e realizzabilissimo, potremo salvare migliaia di animali, risparmiare emissioni di CO2 derivanti dall'allevamento e risparmiare peraltro, e non fa male per un'amministrazione pubblica, anche del denaro di tutti noi. Buongiorno, sono Oriana Fruscoloni, vicepresidente dell'associazione Giglio Onlus. L'associazione nasce nel 2002 e compie 20 anni a marzo. Sono 20 anni che ospitiamo gratuitamente e sosteniamo le famiglie che attraversano il dolore e la malattia dei loro figli ricoverati a Regina Margherita o negli altri ospedali di Torino. Dai primi alloggi con i quali abbiamo iniziato, siamo poi riusciti a ristrutturare in via Cappelverde numero 2 a Torino 800 metri quadri, realizzando 11 unità abitative con 2 grandi spazi comuni per promuovere condivisione e socializzazione all'interno della nostra casa. Casa Giglio ha organizzato in questi anni numerosi eventi, ha aiutato la socializzazione anche attraverso corsi di varia natura tra ospiti e cittadinanza. I nostri 50 volontari, insieme alle aziende partner e ai donatori, sono stati fondamentali per l'aiuto che siamo riusciti a dare a più di 200 famiglie. Per noi è molto importante ogni opportunità come questa per farci conoscere,
Siamo sempre alla ricerca di aiuto e di volontari che vogliono dedicare un po' del loro tempo per aiutare gli altri. 40 laboratori all'anno, 5 corsi alla settimana, 2 persone come portierato solidale H24 e volontari per il portierato giornaliero. Il prossimo evento in programma, il 27 marzo, è la Charity Run, inserita nel contesto della Mezza Maratona di Torino, a cui è possibile partecipare sostenendo la nostra associazione oppure con donazioni, e saremo molto contenti di incontrarvi e di fare magari la passeggiata o la corsa insieme a voi. Se volete, tutte le informazioni sono disponibili sul sito casagiglio.org. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno, pace e bene a tutti. Credo sia anzitutto doveroso da parte mia, sono Don Carlo Chiomento, parroco di Candiolo, sono venuto qui e ringrazio i miei colleghi della RAI 3 perché mi danno l'occasione di parlare della casa di accoglienza. Il Covid ci ha un po' fermati, non la casa di accoglienza ci ha fermato nelle trasmissioni. Desidero salutare anzitutto 3 vescovi. Cardinale Poletto, che ha dato il benestare per incominciare a costruire la casa di accoglienza, il Vescovo Cesare Nosiglia, perché ci ha spinto ad innalzare la casa di accoglienza, e il nuovo Vescovo di Torino, Don Roberto Repole, che spero verrà a benedire i lavori quando saranno ultimati. Voglio parlarvi dei volontari. I volontari sono l'anima della casa di accoglienza, senza di loro non potremmo fare nulla. Mi sono chiesto, per non ripetermi nelle espressioni, mi sono chiesto che cosa è importante che un volontario faccia. E ho trovato su internet, accanto alle porcherie c'è anche delle cose belle, ho trovato un bellissimo esempio di un insegnante che porta a scuola un barattolo e deve mettere dentro nel barattolo le palline da ping pong, un po' di ghiaia e sassolini, la sabbia, e questo per far capire la differenza tra le cose essenziali e le cose più superficiali. Se io riempio il barattolo di sabbia, non ci sta più niente dentro. La sabbia sono le piccole cose di ogni giorno. Buco una gomma, si spegne il televisore, il cellulare si rompe, faccio tardi. Ecco, queste sono le piccole cose che meritano una certa importanza, ma sono così piccole che non meritano tanta attenzione. Poi ci sono la ghiaia e i sassolini da mettere dentro nel barattolo, e sono, direi, rappresentati da 3 aspetti della nostra vita: il lavoro, la casa, chiamiamo anche pure l'automobile. Il lavoro e la casa propria sono importanti, sono, direi, anche molto importanti, ma non dobbiamo vivere per il lavoro, per l'auto, per costruire una casa sempre più grande, tanto poi ci mettono in una cassa da morte e siamo fregati. Allora, sono cose importanti, ma non così importanti da meritare tanta attenzione. Veniamo alle palline da ping pong, ne elenco 4 cose che a mio parere sono importanti nella vita di ogni persona e specialmente nella vita del volontario. La famiglia, sia le persone che vivono insieme, quindi marito e moglie, eccetera, i figli, ma anche i genitori, la salute, gli amici. Queste sono le cose essenziali. Ora, se noi riempiamo il barattolo, cioè il barattolo è la nostra vita, se noi riempiamo il barattolo di cose superficiali non ci sta più niente. Allora io direi così: prima di tutto dobbiamo fare le cose essenziali, quindi curare le cose che ho detto prima. Poi dentro metto le 3 palline a ping pong, poi metto la ghiaia, ce ne sta ancora, poi metto la sabbia
E poi per concludere ci sta anche una bella bottiglia di birra. La birra la verso dentro e va dentro, perché se faccio il contrario non ci sta nulla, se faccio così ci sta tutto. E uno mi dirà: ma che cosa serve la birra per i volontari? Beh, nonostante tutte le cose importanti da fare, noi abbiamo la possibilità di trovare il tempo per bere una birra con gli amici. Buongiorno a tutti, venite a fare i volontari alla casa di accoglienza. Grazie. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.